possiamo cambiarla, ma è l'unica che c'è. Questa vita di stracci e sorrisi e di mezze parole. Forse 100 anni o 200 è un attimo che va. Forse di un attimo appena sarebbe con me. Tutti vestiti di vento a inseguirci nel sole, tutti aggrappati ad un filo e non sappiamo dove. Minchia, signor tenente, che siamo usciti dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale ed al chilometro 41 verso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto che se vedesse che non c'era e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50, fossero pure 50 d'età e preso uno senza patente. Minchia, signor tenente, faceva un caldo che se bruciava, la provinciale sembrava un forno, c'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo. Ed è così, tutti sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti ammazzati, gettati in aria come uno straccio, caduti a terra come persone, che han fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone, può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente. Minchia, signor tenente, e siamo qui con queste divise che tante volte ci vanno strette, specie da quando sono derise da un umorismo di barzellette. E siamo stanchi di sopportare quel che succede in questo paese, dove ci tocca farci ammazzare per poco più di 1000 euro al mese. E c'è una cosa qui nella gola, una che proprio non ci va giù, e farla scendere una parola se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare per star seduto su una volante? La voce in radio ci fa tremare, che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti con il coraggio della paura. E questo è quel che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente se prende e ci si va lo stesso, e scusi tanto se non è niente. Minchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto se riesce a mettersi nei miei panni, magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente, minchia, signor tenente.